siamo qua per parlarvi di un prodotto d'eccellenza, che è l'aceto balsamico tradizionale di Modena. È un prodotto che io porto nel cuore perché sono modenese e produco anch'io questo nettare. Allora, per il nostro piatto di oggi utilizzeremo questa tartare di fassona piemontese, battuta a coltello, di via rossa, il parmigiano reggiano, dell'uva fragola, le uova e una cialdina di pasta fillo, per finire l'aceto balsamico tradizionale di Modena. La ricetta dello zabaglione salato: bisogna avere per 4 persone almeno 6 uova, solo il rosso, unito al parmigiano reggiano, abbondante, e lo mettiamo a cucinare a bagnomaria, come si fa per uno zabaglione dolce. Una volta che il nostro zabaglione è arrivato più o meno a 2/3 della cottura, cioè a più o meno a 70 gradi, aggiungiamo l'aceto balsamico tradizionale di Modena. L'aceto balsamico tradizionale di Modena, secondo me, si sposa benissimo con questa ricetta, perché la fassona piemontese è molto delicata e l'aceto balsamico ha un piacevole contrasto tra il dolce e l'agro, però essendo che per 12 anni affina, raggiunge un equilibrio che mi riesce a non andare a sovrastare nella carne, ma andrà a creare un piatto che ha un'armonia. Allora, la fassona la andiamo a condire con olio evo, di pepe, sale il piatto per poter impiattare. Posizioniamo la nostra tartare a ciuffetti sopra il piatto e poi andiamo ad unire la nostra endivia. Mettiamo anche qualche chicco, visto che siamo in stagione, di uva fragola, zabaglione, un filo di olio evo, le nostre cialdine di pasta filo. Andiamo a mettere, per i più golosi, perché a me piace sempre buono e abbondante, delle gocce di aceto nel piatto, così magari mentre mangiamo un pezzettino possiamo, se ci piace il gusto dell'aceto balsamico, possiamo andare a integrare il nostro condimento della tartare con un po' più di aceto balsamico.